Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come configurare il drone da long range che ho assemblato nel video precedente. Durante la configurazione la prima cosa da fare è rimuovere le eliche. Infatti quando aggiorniamo o modifichiamo qualche parametro i motori potrebbero avviarsi causando dei danni a cose o persone. La prima cosa da fare è verificare che i motori siano nell'ordine giusto e ruotino nel verso giusto. Dopo aver rimosso le eliche abilitiamo il controllo motore. Partiamo col motore numero 1. Ok. Il 2. No, il 2 è sbagliato. Il 3. No, anche il 3 è sbagliato. Il 4 sarà per forza giusto. Infatti la posizione del 4 va bene. Niente, in questo caso bisogna rivedere gli schemi e capire dov'è l'errore. Riguardando il diagramma degli ESC mi sono accorto che la sequenza dei fili è 1, 3, 2, 4, mentre io pensavo fosse 1, 2, 3, 4. A questo punto abbiamo due possibilità, o rimappare i motori su Betaflight o smontare il quad ed invertire il cavisegnale sul flight controller. Io ho deciso di smontare tutto e invertire i fili. Facciamo una prova veloce per vedere se è tutto a posto. Perfetto, l'ordine dei motori è giusto. Ora controlliamo il verso di rotazione. Ci aiutiamo con del nastro carta e segniamo con una R i motori che andranno invertiti sul BLE Configurator. In descrizione vi lascio il link su dove scaricarlo. Il motore 1 andrà invertito. Anche il motore 2 andrà invertito. Whoops! Spostiamo la lipo. Anche il motore 3 andrà invertito. E anche il motore 4 andrà invertito. Nel configurator dovremo invertire tutti i motori. Clicchiamo su Connect, poi Red Setup. Partiamo aggiornando il firmware. Mi raccomando, rimuovete le eliche. Clicchiamo su Flash All. Il modello degli ESC viene riconosciuto in automatico. Scegliamo solo l'ultima versione disponibile. Clicchiamo Flash per confermare. Verranno aggiornati in automatico tutti e quattro gli ESC. Una volta terminato il processo, invertiamo il senso di rotazione. Come abbiamo detto, invertiamo tutti e quattro i motori. Infine clicchiamo su Write Setup. Abbiamo finito, possiamo disconnettere. Adesso configuriamo la Taranis. Partiamo creando un nuovo modello. Scegliamo Multi. Clicchiamo Page. Poi Enter. Andiamo a pagina 2 e diamo il nome al nostro modello.
Andiamo in internal RF e mettiamo off. In external RF scegliamo R9M. Qui lascio FCC. Quindi clicco BND per bindare la ricevente. Tengo premuto il tasto bind della ricevente e collego il cavo USB. Rilascio il tasto bind e scollego il cavo. Premo Enter sulla Taranis e ricollego il cavo USB. Come vedete, il LED della ricevente è verde. Questo significa che è bindata. Ora creiamo le switch, quindi andiamo nella pagina Mixer. Andiamo nel primo canale disponibile e clicchiamo Enter. Dopo clicchiamo in Source e muoviamo la switch che vogliamo assegnare, quindi usciamo. Ripetiamo lo stesso procedimento per tutte le altre switch che vogliamo creare. Vediamo ora come ho configurato il quad su Betaflight. Nella porta UART1 ho collegato il GPS. La velocità va settata a 57.600. Nella porta UART3 ho collegato la VTX, quindi in periferiche seleziono TBS Smart Audio. La ricevente è collegata nella UART6, quindi qui attivo Serial RX. Andiamo in Configuration e scegliamo come protocollo ESC D-Shot 600. Qui seleziono 8K per gyro e PID loop. Attiviamo l'accelerometro perché è necessario per il GPS e disabilitiamo il barometro e il magnetometro perché non ci servono. Per la ricevente scegliamo serial base del receiver e nel menu a tendina sotto scegliamo S-Bus. In other feature attiviamo Air Mode, OSD, Anti-Gravity e Dynamic Filter. Attiviamo il GPS. Scegliamo uBlocks come protocollo e attiviamo AutoConfig. In D-Shot Beacon Configuration attiviamo RX Lost ed RX Set. In questo modo utilizzeremo gli ESC come buzzer. Nel tab Mode assegniamo le switch alle funzioni di Betaflight. Ognuno configura questa pagina secondo le proprie abitudini. Vi faccio vedere come la configuro io. Assegno l'ARM alla AUX4, che corrisponde alla switch D. Metto il GPS Rescue nella switch A, il buzzer nella switch B e per concludere il Turtle Mode nella switch C. Anche il tab OSD ognuno lo configura a modo suo. Io tengo la tensione della batteria e il nome modello a sinistra. L'home direction e la distanza al centro, l'RSSI e gli allarmi a destra. In basso tengo la longitudine e la latitudine. Nel tab CLI impostiamo tutti i parametri del GPS. Vi rimando al tutorial completo che ho già fatto per questo GPS. Il link è in descrizione. Queste erano le principali configurazioni del nostro quad da long range. Non ci rimane altro che procedere ad un test di volo. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.